Salve a tutti. A volte ci serve recuperare dei componenti elettronici da schede di recupero come questa. Uno dei sistemi più utilizzati è quello di armarsi di pazienza, saldatore, pasta salda e di saldare uno per uno tutti questi componenti. Però è veramente un lavoro da pazzi e a volte il risultato, diciamo, non è ottimale, i piedini si possono rompere, eccetera. E quindi noi abbiamo elaborato quest'altro sistema. Posizioniamo la scheda più o meno in questo modo, su dei morsetti, dopodiché usiamo una pistola ad aria calda per scaldare la parte sotto il circuito, per far sì da sciogliere lo stagno, appunto. Dopodiché con una pinzetta basterà tirare i componenti, cosa che adesso proveremo a fare. L'importante è non esagerare con il calore, perché potremmo bruciare la scheda e fare una puzza orrenda. Vediamo se riesco a togliere questo coso. Ecco fatto, visto? Facilissimo. I componenti escono perfettamente puliti. E con un po' di pazienza e una pinzetta apposita, che non riesco a trovare, posso anche prelevare i componenti discreti, come per esempio questo condensatore, o quest'altro, che però non mi serve. Insomma, scaldando come si deve, sarà facilissimo estrarre componenti da schede di recupero. Potrei dire interessante, ma è vero?